Questa è la 40ª edizione, in realtà gli anni sono un po' di più perché poi alcune edizioni non sono state tenute per diverse ragioni, una per esempio quella del quando è stato il terremoto in Irpinia, i fondi raccolti per il presepe sono stati donati per quella circostanza, quindi la 40ª edizione è una lunga tradizione, insomma uno dei pochi presepi così longevi. È nato tutto, diciamo, da una storia di amicizia di mio padre insieme a tanti altri amici di Tricase, con la passione per il presepe, e quindi poi negli anni via via è cresciuto con nuovi personaggi, nuove postazioni fino alla grandezza di oggi. Ma secondo lei suo padre se l'aspettava che sarebbe poi diventata la Betlemme d'Italia questa struttura? Credo di no, nel senso che sono cose che nascono con, diciamo, certo, avendo un orizzonte grande, però poi uno, diciamo, le cose sono sempre più grandi di quello, no, che uno si aspetta, e quindi penso di no, però sarebbe stato molto contento. Assessore, così come abbiamo seguito in questi giorni dalla consegna delle chiavi della città da parte del sindaco e via dicendo, questa struttura può crescere ancora di più, ma se dovesse crescere ancora di più poi diventa impressionante davvero. Beh, io penso che ormai è difficile che cresca ancora di più, insomma, ecco, va magari ritoccata in qualche punto come organizzazione, però qua ormai abbiamo già raggiunto, diciamo, quasi il massimo, insomma, ecco. È chiaro che il presepe lo fa non solo il comitato come, no? Come organizzazione, ma sono i personaggi, insomma, no? Che loro si sacrificano 8 serate, loro stanno qui, festeggiano il Natale, il Capodanno, insomma, ecco. Chi vogliamo ringraziare fra i partner, gli sponsor, i figuranti, gli attori e via dicendo? Beh, gli sponsor ci sono, è chiaro, ma adesso magari no, non posso nominarli tutti perché magari è peccato che mi sfugga qualcuno. Io ripeto, insomma, che vanno ringraziati soprattutto i personaggi. Sono loro, no, poi che fanno il presepe vero e proprio, insomma. Bellezza di questo luogo, quasi del tutto naturale, con degli accorgimenti fatti ovviamente dall'uomo per dare anche, diciamo, per rappresentare quelle che sono le varie ambientazioni. E diciamo che è il frutto di un lavoro che appunto ormai ha raggiunto il suo 40esimo anno, e grazie a tantissime persone che prima di me hanno collaborato volontariamente per raggiungere quello che noi riusciamo appunto ad offrire a tutti i visitatori che ogni anno, anche con, diciamo, impegnandosi, perché per arrivare su questo luogo bisogna fare un po' di strada a piedi, ma diciamo penso che alla fine è per loro una grande soddisfazione riuscire a vedere, a visitare questo presepe. Ma voi siete consapevoli del fatto che fate sognare non soltanto i bambini, anche i più grandi con questo scenario fantastico? Diciamo di sì, e questo, diciamo, è anche, se vogliamo, un nostro vanto, quello di riuscire comunque a soddisfare le esigenze non solo dei bambini che sognano già di per sé, ma anche degli adulti che hanno già vissuto, diciamo, delle esperienze, e quindi ritornare, diciamo, far ritornare i bambini, gli adulti è una cosa che a noi ci inorgoglisce.